Presentato, oltre la carità, lo spirito del Risorgimento, la società operaia di Arezzo, il nuovo volume di Alessandro Garofoli, recentemente pubblicato dalla casa editrice Biblion di Milano nella collana Storia, Politica e Società. L'evento di presentazione, organizzato dal comune di Arezzo e dalla società storica aretina, è stato coordinato da Luca Berti. Come nasce l'idea di questo libro? E nasce innanzitutto da un interesse profondo per l'Ottocento, soprattutto l'Ottocento risorgimentale, che per molti anni, troppi, è stato dimenticato perché la storia grande, fra virgolette, ha preferito avvenimenti come le guerre, come i grandi personaggi, dimenticando storie come quelle del Mutuo Soccorso, che attualmente sono invece molto, molto seguite in tutta Italia e non solo in Italia, perché il Mutuo Soccorso aveva dei precedenti in Francia e nei paesi fiamminghi. Il Mutuo Soccorso trae antiche origini dal Mutuo Soccorso medievale, dove le botteghe erano molto vicine l'una dall'altra e dove tendevano gli operai, gli artigiani, all'epoca quindi gli artigiani, ad aiutarsi con vincoli di fratellanza, di comunità. Lei è un profondo conoscitore della società operaia aretina, in particolare del periodo risorgimentale. A suo modo di vedere, quali sono le similitudini e quali le differenze tra la società ottocentesca e quella contemporanea? Allora, secondo me ce ne sono molti, nel senso che la storia di Arezzo ha avuto, come la storia mondiale, delle interruzioni dovute alle guerre e in Italia soprattutto dovute al totalitarismo, all'avvento del fascismo, però avrebbe avuto un seguito in questa crescita della società che è stata portata avanti dal movimento cooperativo, dalla prima piccola industrializzazione, dalla società operaia. I punti in comune ne trovo molti con gli anni 60-70, cioè la ricerca di educazione e istruzione per il popolo, questo senso di comunità molto più forte che non oggi. E come punti in comune, forse con oggi, vedrei la grande divisività, cioè sia fra i dirigenti della società di Mutuo Soccorso, sia nel clima politico dell'epoca si parla ad Arezzo, fatto poco conosciuto, di tentativi di omicidio verso gli oppositori, di risse continue, di lotte intestine molto forti all'interno della società di Mutuo Soccorso, un po' quello che è accaduto oggi. Quello che è estremamente diverso è il senso assolutamente positivo, non a caso poi si parla di positivismo, che in quegli anni c'era verso il futuro, cioè una dimensione del futuro comunque come miglioramento, dalla parte soprattutto dei liberali che presero pian piano le redini della società di Mutuo Soccorso, i liberali cosiddetti illuminati, mentre dalla parte di quelli che venivano chiamati retrivi, vale a dire i conservatori, c'era questa paura del nuovo e la paura soprattutto di perdere i privilegi. Le classi altolocate non fecero il ruolo di classe dirigente, preferirono non lavorare, non impegnarsi nella costruzione di aziende e quindi la società rimase spaccata in due.